commento le note assurde che ho dovuto dare negli anni ai miei studenti. Gli alunni lanciano dalla finestra del secondo piano amarene cercando di colpire i passanti, dopo aver stabilito il seguente punteggio. Vecchietto con cappello 50 punti, ragazzo con cane 25 punti, ragazza che fa jogging 35 punti e vecchietta con la spesa 55 punti. Io devo dire che sono rimasta seria, però mi hanno fatto molto ridere, quindi darei un bel 10. I ragazzi fumano nei bagni durante l'intervallo. Un grande classico. 6, non è molto originale. Ordinano una pizza e se la fanno consegnare durante il cambio d'ora. Beh, direi che questa è originale. 8,5. Fanno la challenge di TikTok in classe girando tutti i banchi, appoggiandoli per terra per fare la lezione orizzontale. Allora, questa è carina, quindi diamo comunque un bell'8, però ragazzi, cioè, guardate che li guardiamo anche noi i video su TikTok. Gli studenti staccano le lettere dalla tastiera del computer e le mescolano. Sono costretta a chiamare la collega di informatica. Una figuraccia perché non riuscivo neanche a scrivere la nota. Comunque ragazzi, devo dire che è stata carina, una bella idea. Dai, 9. Commento le note più assurde che ho dato nel corso degli anni, parte 2. Bussa alla porta un alunno di un'altra classe, chiedendo se qualcuno ha una squadra. L'alunno in fondo si alza dicendo «Ce l'ho io, prof!». Tira fuori un fischietto, suona il fischietto e immediatamente altri 4 compagni più lui si infilano una casacca gialla e escono correndo simulando una squadra di calcetto. Allora, devo dire che alla fine questa nota, dopo averla messa l'ho tolta, ha dato un più perché era troppo bella. Io stavolta metto un bel 9,5. Entra in classe in ritardo, interrompendo la lezione, con indosso un passamontagna e in mano una pistola a giocattolo, urlando «Mani in alto, questa è una rapina!». Allora, ho dovuto dar la nota, però diamo un bell'8, se non altro per il coraggio. La classe si è accordata con la terza B che suggerisce le risposte del compito tramite cartelloni giganti esposti alla finestra. Visto che le classi erano una di fronte all'altra, si erano messi d'accordo sull'argomento del compito e questi qua con dei cartelloni giganti davano le risposte. È molto originale. Bel 9, ci sta. L'alunna, anziché seguire la lezione, spruzza un olio sui capelli dicendo essere l'olio Sean appena ricevuto e di non poter aspettare perché è miracoloso sulle doppie punte. Io ho ritirato il prodotto, oh, illuminante viso e capelli. Buono! Ma è super buono! Poi l'olio però me lo tengo. Commento le note assurde che ho dato ai miei studenti. Lo studente entra di nascosto nell'ufficio del preside e ripete all'interfono, cito testualmente, «Dlindlon, forza Napoli, ripeto, forza Napoli, campione d'Italia, Dlindlon». Quella di utilizzare l'interfono è un po' un'americanata, però forza Napoli ragazzi, diamo un 10, dai. Gli studenti ingannano la collaboratrice scolastica dicendole che è scoppiato un incendio nella loro aula, la scuola viene evacuata. Ragazzi, questa è una cosa gravissima, assolutamente non va mai fatta, quindi a questa nota do meno 30, non so che voto dare, NC, non classificabile. Lo studente dichiara di essersi infortunato durante l'ora di educazione fisica e si fa accompagnare da Ferrari e Bianchi in infermeria, saltando così il compito in classe. Al ritorno chiedo spiegazioni del perché prima zoppicasse con la destra e ora invece con la sinistra. È evidente che stanno prendendo in giro la docente. Dai, comunque sono stati abbastanza coraggiosi, diamo un 8, dai. Tanto poi il compito gli ho fatto rifare, è un po' più difficile, quindi... Do un voto alle note più assurde che avete preso e che avete scritto nei commenti. Una volta un mio compagno ha preso una nota perché in gita aveva usato il barbecue del villaggio turistico, che ovviamente non avrebbe dovuto essere utilizzato, per fare una grigliata con tanto di salsicce e hamburger che poi andava ad offrire agli altri ragazzi. Grande esempio di condivisione per fare amicizia, ottimo, questa è molto originale, un 9,5 se lo merita. L'alunno è uscito dalla classe alle ore 9:30 senza permesso e rientra alle 10:48 con un nuovo taglio di capelli. Bella questa. A volte mi viene la tentazione anche a me di fare e andare dal parrucchiere durante l'ora, quindi diamo un 8 per il coraggio. Spero soltanto che fosse maggiorenne. L'alunno lancia un pezzo di booster in testa alla prof. Allora, è un po' bruttino questa cosa. Da prof, per rispetto alla collega, do un 7. È molto originale però, ma non fatelo. Non supererei mai un prof del liceo che mise una nota di condotta a un alunno sul registro di un'altra classe. Grande solidarietà al collega, questa nota è veramente bella, complimenti. Diamo un 9 al collega. Ne ho presa una durante una supplenza, testuali parole, l'alunno e altri 3 compagni giocano a carte durante la lezione, mentre il resto della classe scommette soldi sulla partita. La bisca clandestina della classe, 8,5 ci sta, ve lo siete meritato.
Do un voto alle note più assurde che avete preso e che avete scritto nei commenti. Il mio prof di disegno al liceo, visto che ci tiravamo le palline di carta con l'elastico, mise questa nota. La classe fa uso di armi elastiche e lancio di oggetti volanti non identificati. Gli UFO a scuola. Bella carina, questa diamo 8. Questa è un po' lunga, però merita di essere letta. Durante l'ora di matematica avevo un insegnante nuovo e, visto che mancava il mio vicino di banco, portai a scuola dei pezzi di un manichino e li assemblai con la sua faccia, che avevo appositamente stampato su carta lucida. Successe che l'insegnante della terza ora, che ci conosceva bene e ovviamente ha visto che non c'era il mio compagno perché c'era il manichino, ma l'alunno era stato messo presente, accortosi dell'inganno, scrive: l'alunno si diverte a riprodurre le sembianze di un suo compagno di classe e non mostra il minimo rispetto per l'insegnante supplente. Bellissima, questa per me è da 10. Nota in dad: io presi una nota perché durante la video lezione ero al supermercato. Ci vuole del coraggio. 9 per il tuo coraggio. Nota che ho preso io: l'alunno C e l'alunno S portano in classe una pentola, un mini forno, della pasta e fanno la carbonara in ultima fila. Allora, se la offrite anche a me la carbonara, io 9 e mezzo me lo metto per questa nota.